e ritrovandosi assieme a loro, comandò loro che non si allontanassero da Gerusalemme, ma che aspettassero la promessa del Padre. Il libro degli Atti mi riempie il cuore di gioia, quasi più di ogni altro libro della Bibbia. Luca, uno storico e uno dei discepoli di Gesù, è riconosciuto come autore di questo libro. E nei capitoli che seguono racconta come i primi cristiani andarono avanti dopo la Pentecoste per condividere il Vangelo con potenza e iniziarono da Gerusalemme. Prima dell'ascensione al cielo di Gesù, egli diede ai suoi seguaci una indicazione molto significativa che avrebbe permesso loro di compiere il grande mandato che avevano ricevuto. Questa indicazione si trova in questo primo capitolo ed è ciò che ci serve di più anche oggi. Ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'attuazione della promessa del Padre. Il versetto 8 aggiunge ulteriormente: «Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra». Cristo ci ha dato il grande mandato di portare il Vangelo al mondo intero, ma quanto spesso nella nostra impazienza di compiere questo grande mandato commettiamo il più grande peccato di omissione. Cioè corriamo avanti e lasciamo Gerusalemme, la nostra casa, prima di aver messo via i nostri peccati, prima di essere di un animo solo con chi si trova nella nostra casa e nella nostra chiesa, e prima di aver passato del tempo con la parola di Dio e in ginocchio a invocare la sua potenza. Siamo tutti colpevoli di questo, anche io. Mandando avanti, mi auguro che possiamo smettere di essere colpevoli di questo. Preghiamo con fervore questo bene prezioso. Riguardo alla pioggia di primavera, ci viene detto: si pensa che la discesa dello Spirito Santo sulla Chiesa debba avvenire in futuro, ma già ora la Chiesa può ottenerla. È un suo privilegio. Chiedetela, pregate per averla e credetevi. Dobbiamo averla e il cielo è in attesa di darcela. Voglio disperatamente ricevere questo dono, il dono della pioggia dell'ultima stagione. E tu? Che Dio ti benedica e buona giornata.